Buongiorno e benvenuti al campo sportivo della Samagor. È la nona giornata di campionato del campionato di giovanissimi nazionali Girone F e stanno per affrontarsi le due squadre che sono già schierate al centro del campo, ovvero sia il Latina e il Teramo. Il Teramo a battere dunque il calcio d'inizio, attaccherà dalla destra alla sinistra delle nostre telecamere in maglia bianca, partiti. Teramo che rimane però in zona d'attacco, alto traversone da parte di Moscianese. Siamo al limite dell'area di rigore, mezza rovesciata volante, spettacolare da parte di Falco che per poco non indovina la giocata della domenica. Cabina di regia cerca il lancio in profondità, riesce a trovare Calvanese, si sta dando un grande affare, Calvanese esplode il destro, pallone che scheggia la traversa, è andata di lusso qui a pinna a allargare il gioco sulla destra, prova a fuggir via Raiola che adesso ha il problema di crossare, riesce anche a farlo molto bene, è arrivato il gol da parte del Latina con il numero 10 di Lelio che è riuscito a correggere in rete il perfetto assist da parte di Raiola, va in vantaggio dunque il Latina con il numero 10 di Lelio. Al primo bussardinocche dunque la porta del Teramo cade giù con tutto lo stipide, difesa del Latina che si schiera in linea, evidentemente vuole fa scattare la trappola del fuorigioco, attenzione al colpo di testa di Cipolletti che era stato perso dalla retroguardia di casa, pallone che adesso viene gestito dalla formazione ospite, attenzione perché c'è una grande chance e viene fischiato il calcio di rigore che è stato conquistato da Calvanese. Tiro e parata da parte del portiere del Latina che riesce dunque a evitare il pareggio, chiede l'1-2 ma il pallone non gli ritorna, altro pallone in profondità, attenzione perché c'è adesso velocissimo Rapone che calcia con il sinistro, non riesce a indovinare l'angolo alla sinistra del portiere Natale, poi allarga il gioco ancora per Di Domenico, doppio passo di Di Domenico, aspetta la sovrapposizione da parte di Juvalò che mette al centro un pallone molto interessante, molto pericoloso, non riesce a sfondare però e allora scappa via sulla destra velocissimo Juvalò, Juvalò che brucia sul tempo il proprio avversario Laudati, mette dentro e c'è la giravolta da parte di Marini, prova Di Domenico a puntare adesso la difesa avversaria, si disimpegna bene, calcia anche in porta con un bel diagonale il numero 9 Calvanese, battuto non in maniera impeccabile da Latina, ancora Raiola che scappa via, attenzione a Raiola che prova anche la conclusione, qui compie un miracolo il portiere del Teramo, non è finita, altro sinistro da parte di Mizzoni, tocca il pallone Juvalò per Gardini, pallone dentro, attenzione il destro e il pallone che termina in fondo al sacco, ha segnato dunque il Teramo, rete da parte di Mosca, difesa del Latina che si è fatta questa volta trovare impreparata, ha suggerito il pallone per Di Girolamo in avanti e finisce il match, finisce dunque con un pareggio tra Latina e Teramo in questa nona giornata di campionato, bella partita, sicuramente nel primo tempo il Latina ha fatto meglio, meritatamente in vantaggio con Di Lelio, poi il Teramo nella seconda frazione di gioco è riuscita a pareggiare i conti dopo aver anche fallito un calcio di rigore, è stato Mosca dunque a pareggiare questa partita, finisce dunque in questo modo 1-1 fra Latina e Teramo, è tutto, da Enrico Pasquali Coluzzi un cordiale arrivederci.